25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La consulta per le pari opportunità del Comune di Bra dice no alla violenza di genere. La parità in genere. Un percorso lungo e difficile che ha impegnato le donne e gli uomini in lotte aspre. Le disparità e i soprusi devono essere combattuti affinché ogni individuo possa realizzare se stesso nel rispetto della sua dignità di essere umano. La violenza sulle donne è stato e continua ad essere uno dei più grandi problemi che affliggono l'umanità. È una violenza subdola che si insinua in ogni settore sociale e culturale e rende le donne una minoranza da tutelare. Quando si appartiene a una minoranza, bisogna essere migliori per avere il diritto di essere uguali. Qualsiasi cosa facciano le donne, devono farla due volte meglio degli uomini, per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. Bisogna effettuare una rivoluzione nei modi di vivere delle donne. È ora di restituirle la dignità perduta e far sì che esse, in quanto parte della specie umana, operino riformando se stesse per riformare il mondo. Mary Wollstonecraft. Tutelare i diritti delle donne, molte leggi sono state fatte, ma molte altre dovranno ancora vedere la luce. Le leggi che hanno voluto le donne hanno cambiato profondamente il nostro paese. 2 giugno 1946. Le donne possono votare e dare il proprio contributo nella scelta dei rappresentanti del popolo. Prime elezioni amministrative, alle quali le donne furono chiamate a votare, si svolsero a partire dal 10 marzo 1946 in 5 giorni. Mentre le prime elezioni politiche, svolte insieme al referendum istituzionale per la scelta monarchia repubblica, si tennero il 2 giugno 1946. Diritto della madre e della donna, 1950. Prima legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. 1958. Legge Merlin abolisce la prostituzione e lo sfruttamento sessuale delle donne. Diritto della famiglia, 1963. Il matrimonio cessa di essere causa di licenziamento. Legge numero 389. Viene riconosciuta la pensione alle casalinghe. 1968. Legge numero 444. Il primo ordinamento della scuola materna statale e l'istituzione degli asili nido comunali. 1970. Approvazione della legge numero 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Lavoro e parità, 1971. Legge a tutela delle lavoratrici madri. 1975. Riforma del diritto di famiglia, istituzione dei consultori familiari. 1977. Legge 903 stabilisce la parità tra uomini e donne in materia di lavoro.
Contro la violenza, 1981, viene abrogata l'impunità per il delitto d'onore. 1996, la violenza contro le donne diventa reato penale. Convenzioni di Istanbul 2013. L'Italia recepisce la Convenzione europea di Istanbul per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica. Se sei una donna vittima di violenza, devi sapere che dalla violenza si può uscire. Devi sapere che molte altre donne prima di te hanno combattuto per cambiare il modello sociale maschilista, per emanciparsi da una visione del femminile esclusivamente di cura e di sottomissione, per liberarsi dai meccanismi di violenza che hanno cercato di annientarle. Le conquiste delle donne, dopo lunghe battaglie, sono state tante. L'emancipazione femminile ha contribuito a modernizzare il paese e le donne si sono dedicate alla conquista dei diritti con passione e sacrificio a rischio, a volte, della vita. Grande impegno e competenza in ogni settore. Le donne si sono sempre impegnate in ogni settore della vita politica, sociale, culturale e scientifica, portando avanti con grande coraggio le battaglie intraprese e ottenendo degli ottimi risultati nonostante le limitazioni dovute alle differenti opportunità di genere. Cambiamenti nel lavoro. All'Assemblea Costituente, su 556 deputati, vengono elette 21 donne che iniziano a introdurre le prime riforme verso la parità di genere e verso i diritti politici, economici, sociali e familiari. Le nuove leggi permettono l'accesso delle donne alle cariche pubbliche, alle professioni, al diritto di pari salario per pari lavoro, alla tutela sociale della maternità e alla tutela dei propri diritti anche nel matrimonio. Con il matrimonio, la moglie e il marito acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Dopo il matrimonio, la donna può conservare il proprio cognome, aggiungendo ad esso quello del marito. La democrazia paritaria deve diventare una condizione di effettiva uguaglianza. Quando metà della popolazione viene tenuta ai margini, il sistema politico non può dirsi totalmente democratico. Siamo metà della popolazione, bisogna essere metà del congresso. Cultura. Senza i diritti conquistati dalle donne, oggi vivremo una condizione sociale e culturale più arretrata. Se sei una donna vittima di violenza, devi sapere che molte altre donne hanno lottato per acquisire i diritti fondamentali dell'essere umano. Hanno lottato per far sentire la propria voce e per dimostrare le proprie competenze. Molte donne sono state pioniere in settori lavorativi esclusivamente maschili, mettendo in pratica una forma di democrazia paritaria. La valorizzazione della differenza di genere e la promozione della dignità delle persone passa attraverso l'inclusione sociale, l'inserimento nel lavoro, la lotta alle discriminazioni, la condivisione delle responsabilità familiari, l'educazione alla differenza e al rispetto. 1946, Adele Bei, prima donna senatrice della Repubblica. 1946, Ada Natali, la prima donna sindaca.
1976, Tina Anselmi, prima donna ministra della Repubblica. 1978, Marisa Bellisario, prima donna manager. 1979, Nilde Iotti, prima donna presidente della Camera dei Deputati. 1981, Anna Nenna D'Antonio, prima donna presidente di Regione. 1995, Susanna Agnelli, prima donna ministra degli Esteri. 1995, Emma Bonino, prima donna commissaria europea. 1998, Rosa Russo Iervolino, prima donna ministra degli Interni. 2018, Maria Alberti Casellati, prima donna presidente del Senato della Repubblica. Se sei una donna vittima di violenza, combatti per uscirne fuori. Esci dal silenzio e dalla sottomissione e riprendi in mano la tua vita. Adesso è il tuo turno. Sappi che dalla violenza si può uscire. Rivolgiti alle persone competenti, ti aiuteranno. Rivolgiti alle forze dell'ordine, ti aiuteranno. Chiama le associazioni del territorio che si occupano di violenza, ti aiuteranno. Parlane col tuo medico di fiducia, ti aiuterà. Parlane con la tua amica del cuore, ti aiuterà. Parla con qualcuno o chiama il 1522. Non stare nel silenzio e nell'isolamento, è la cosa peggiore e nessuno potrà darti una mano. Abbi coraggio e sii forte. Per combattere la violenza di genere, il femminicidio, la povertà, la mancanza di sostentamento e per sostenere le persone fragili, molto resta da fare. La consulta per le pari opportunità del Comune di Bra si impegna a far conoscere le leggi a tutela dei diritti delle donne e delle minoranze, affinché ognuno possa utilizzarle con consapevolezza, rispettarle e farle rispettare. Si impegna inoltre a costruire una società più umana, più inclusiva. Una società a misura di donne e di uomini, in qualsiasi fascia d'età. La consulta per le pari opportunità del Comune di Bra ringrazia il sindaco Gianni Fogliato, la consigliera comunale con delega alle pari opportunità Maria Milazzo, l'amministrazione comunale, tutti coloro che collaborano nella realizzazione delle attività proposte al fine di eliminare le ingiustizie sociali. Le rappresentanti. La consulta per le pari opportunità del Comune di Bra dice no alla violenza di genere.